Ciao, sono Michelangelo Monge e questo è Analizzare un quadro. Il dipinto di oggi, uno dei capolavori del Trecento italiano, è stato eseguito da due artisti senesi, Simone Martini e Lippo Memmi. Dei due, il più grande e il più famoso è senza dubbio Simone Martini, che secondo la maggior parte degli studiosi realizzò la scena principale, mentre a Lippo Memmi spetterebbero i due santi negli spazi laterali. Come avrai notato, questo dipinto è piuttosto complesso perché è suddiviso in varie parti dalla cornice. La cornice, che non è quella originale ma è stata rifatta agli inizi del Novecento, ricorda con la sua sagoma quella di una chiesa e divide il quadro in tre scomparti, la scena principale al centro e i due santi in quelli laterali. In alto ci sono cinque tondi, i cosiddetti medaglioni, in cui sono raffigurati dei profeti che tengono in mano dei rotoli di carta con alcune frasi della Bibbia, in cui viene preannunciata la venuta di Cristo. In quello più grande, che ora è vuoto, c'era un'immagine di Dio Padre che è stata purtroppo rubata qualche anno fa. L'opera rappresenta l'Annunciazione, che è uno degli episodi più famosi del Vangelo. L'Arcangelo Gabriele è appena arrivato in casa di Maria e le annuncia che rimarrà incinta, che darà alla luce Cristo. L'angelo ha le vesti svolazzanti, ha le ali ancora aperte e pronuncia delle parole di saluto che, come se fossero un fumetto, sono state scolpite in rilievo sulla tavola. Esattamente dice Ave Grazia Plena Dominus Tecum, che tradotte sono le prime parole dell'Ave Maria, e ti saluto piena di grazia, Signore è con te. L'angelo inoltre tiene in mano e lo indica con l'altra un ramoscello d'ulivo, che è simbolo di Cristo che con il suo sacrificio riconcilia Dio e gli uomini. La Madonna invece sta leggendo un libro, se noti ha la mano che tiene il segno, ed è turbata e spaventata da questa apparizione improvvisa. È vestita con abiti ricchi, ha in testa un diadema e siede su un trono come una regina o come una dama di alto rango. E anche i pochi elementi dell'ambiente ne riflettono la ricchezza: il lucido pavimento in marmo, il trono decorato, il vaso con i gigli, che sono peraltro simboli di purezza, in questo caso la purezza della Madonna. La domanda è: ma perché tutto questo lusso? Beh, vedi, devi considerare che questi dipinti erano diffusi ed apprezzati soprattutto nelle corti nobiliari, e commissionati appunto da personaggi nobili o comunque ricchi, e di conseguenza rispecchiavano il gusto di queste categorie di persone. In altre parole, veniva naturale agli artisti rappresentare i santi e i personaggi delle sacre scritture vestiti come dei nobili, come dame, come cavalieri. Simone Martini fu uno degli esponenti più importanti di questo stile pittorico detto gotico, che nei decenni soprattutto successivi riscosse un enorme successo nelle corti di tutta Europa. In alto, circondato invece da una nube di cherubini, appare lo Spirito Santo sotto forma di colomba che sta per compiere il miracolo dell'incarnazione di Cristo. I due santi laterali sono Sant'Ansano e Santa Margherita, protettori della città di Siena. Non dimenticare che questa tavola era destinata al Duomo di Siena, alla Cattedrale di Siena. E adesso qualche parola sullo stile. Come ho detto poco fa, l'Annunciazione di Simone Martini è uno dei capolavori dello stile gotico. Si contraddistingue per le linee sinuose ed eleganti, le forme sono esili e tutto l'insieme esprime raffinatezza. Osserva per esempio i vari personaggi. Hanno gesti misurati ed esprimono le loro emozioni e i loro stati d'animo in modo molto contenuto. Oppure guarda anche le pieghe delle vesti, non sono molto realistiche, un vestito non cadrebbe mai così, hanno piuttosto una funzione decorativa. Nel realizzare quest'opera complessa che mette insieme pittura, scultura, oreficeria, i due artisti hanno utilizzato l'oro a piene mani. Lo ritrovi nella cornice, nelle decorazioni delle vesti e nel diadema della Madonna, ma soprattutto lo si trova sullo sfondo. Lo sfondo, tutto in oro, rende la scena astratta, questo perché gli artisti vogliono rappresentare un luogo indefinito, vogliono mettere l'accento sull'episodio sacro, sulla bellezza della decorazione, sull'eleganza delle forme, un po' come se si svolgesse in una dimensione fuori dal tempo.